Daniela, ma perché piaccio alle donne che non mi interessano? E invece quelle che mi piacciono non mi vogliono? Le persone per noi eccessivamente disponibili ci sembrano un po' meno appetibili. Se io credo di non meritare, inconsciamente mi andrò a cercare delle situazioni irraggiungibili. Lo so che sembra stupido, ma ahimè, a livello inconscio, a volte queste dinamiche esistono. Non dite, ah, solo le donne lo fanno, gli uomini devono rincorrerle. Daniela, ma perché piaccio alle donne che non mi interessano e invece quelle che mi piacciono non mi vogliono? Questa domanda me la fanno sempre, quindi rispondo una volta per tutte in questo video. La risposta a questa domanda tocca varie sfere, alcune un po' più superficiali e altre un pochettino più profonde. La prima ragione, tra le più ovvie e anche forse un po' superficiali a livello analitico, è quella della disponibilità. Infatti, come tutti credo sanno, ovviamente le persone per noi eccessivamente disponibili, quindi quelle che noi possiamo avere in modo più facile, ci sembrano un po' meno appetibili e quindi tendiamo a invaghirci o a rincorrere le persone che di solito sono meno disponibili, vedi anche arrivando fino a persone sposate addirittura, e invece a considerare le persone che ci inseguono e ci cercano come persone magari un po' più disperate o bisognose o comunque persone di scarsa qualità. Questo a un livello un po' più profondo però ha un altro risvolto, il fatto che talvolta noi inconsciamente ci riteniamo delle persone di poco valore e quindi crediamo che l'unico modo per effettivamente acquisire un valore sia rincorrere la persona che secondo noi ha il valore e che se verremo riconosciuti da quella persona anche noi avremo un valore. E invece, essendo che ci riteniamo inconsciamente persone che hanno poco valore, chi ci insegue sarà ritenuto sempre inconsciamente da noi ancora di meno valore e quindi persone da scartare e da non considerare. Una ragione abbastanza profonda e altresì abbastanza ovvia è quella legata al fatto del credere di non meritare. Se io credo di non meritare, inconsciamente mi andrò a cercare delle situazioni irraggiungibili. Quindi, se io penso di non andare bene, di non essere abbastanza, come dicevamo al punto primo, crederò che l'unico modo a livello inconscio che confermerà la mia tesi sarà quello di legarmi a persone che effettivamente non mi ritengono all'altezza o non ricambiano o addirittura hanno altro da fare e non mi considerano. Così andrò a confermare la mia credenza primitiva. E qualcuno potrebbe dire, ma dove sta questo vantaggio del confermare una credenza che avevo inizialmente anche a livello inconscio? Perché questa credenza non mi porta niente di buono. In realtà la maggior parte delle persone che tende a confermare una credenza inconscia che magari ha da tutta la vita, perché magari ha avuto dei rapporti con le figure di riferimento che hanno trasmesso questa idea di poco valore, di non meritare la felicità, il vantaggio è quello di rimanere in una comfort zone, in buona sostanza, quindi di non dover attuare un cambiamento, cullandosi nel vittimismo tante volte. Lo so che sembra stupido, ma ahimè, a livello inconscio, a volte queste dinamiche esistono e per a volte intendo spesso. Il mio consiglio, se credi che alcuni di questi pensieri autosabotanti possano riguardarti, è quello di rivolgerti comunque a una figura specializzata. Un'altra ragione per la quale a volte noi tendiamo a inseguire le persone che non ci vogliono, non ci ricambiano, è che esiste una paura intrinseca legata all'essere aperti e vulnerabili, perché si teme di essere rifiutati e lasciati e quindi ci si autosabota a monte. Quindi il ragionamento, sempre inconscio, è più o meno questo. Se io inseguo qualcuno che non mi vuole,
ovviamente non avrò una relazione, quindi non rischierò di coinvolgermi emotivamente, quindi non rischierò poi di stare male se verrò lasciato. E collegata a questa c'è anche la paura della vulnerabilità, nel senso che a volte le persone, soprattutto le persone che hanno uno stile di attaccamento evitante o disorganizzato, tendono a evitare l'intimità. Se non sai cosa sono gli stili di attaccamento, ti metto un video qui sopra che ti spiega cosa sono e nell'info box qui sotto, nella descrizione del video, trovi ulteriori informazioni e link per approfondire l'argomento. Quindi le persone che hanno paura di legarsi e di aprirsi emotivamente, sempre per il solito discorso di non voler soffrire, tendono di solito a autosabotare a monte la relazione, quindi proprio di non legarsi direttamente o interessarsi a persone che non sono emotivamente disponibili. E fai attenzione perché a volte anche avere gusti troppo difficili fa sempre parte di questo meccanismo che tenta di preservare questa singoltudine, seppur triste, pur di non rischiare di trovarsi in una situazione dove si dovrà aprire ed eventualmente rischiare di soffrire se ci dovesse essere una chiusura, ma non solo. Le persone che non si vogliono aprire hanno anche paura proprio dei sentimenti, delle emozioni che possono provare e perché non le conoscono. E infine, una delle ragioni principali per le quali noi non siamo attratti da chi ci insegue, ma tendenzialmente siamo attratti da chi invece non ci vuole oppure sfugge, è legata alla dinamica della proiezione di cui parlò soprattutto Jung. Come funziona in modo semplificato questa dinamica proiettiva? Funziona che noi ci innamoriamo, ci invaghiamo di persone che hanno delle qualità o che secondo noi hanno delle qualità, non è detto che le abbiano, che noi abbiamo in potenza e che dobbiamo o dovremmo, sarebbe auspicabile, sviluppare. In questo senso, la nostra tendenza sarà quella di andare verso quella persona che noi consideriamo migliore di noi, perché ha delle qualità che effettivamente noi consideriamo migliorative per la nostra crescita. E questa dinamica fa sì che noi ci invaghiamo o innamoriamo proprio di quella persona. L'innamoramento, infatti, tante volte non è strettamente legato alla persona in sé, ma alle caratteristiche che noi abbiamo proiettato in quella persona, quello che noi ci vediamo di bello o che in potenza vediamo che potrebbe sviluppare. E quindi le persone che invece ci inseguono, che stanno proiettando su di noi le loro cose, come ci appaiono? Allo stesso identico modo, come persone che magari per noi possono essere invadenti o una minaccia, persone che vogliono prenderci qualcosa. Parlo sempre a livello più o meno inconscio. Tante persone vedono chi li insegue o chi li cerca come persone bisognose che minacciano la loro autonomia e la loro funzionalità, la loro produttività. O ancora, addirittura, è ancora più frequente, alla propria libertà personale. Spesso una persona che ti insegue appare addirittura bisognosa, appiccicosa, asfissiante perfino. E quindi questo può creare una sensazione di repulsione. Sempre a un livello invece un po' più superficiale, potrebbe esserci una mancanza della minaccia o della caccia, tutte dinamiche che si rifanno un po' a istinti primordiali, specie dell'uomo, che hanno a che fare con l'inseguire l'obiettivo, la preda, il raggiungere l'obiettivo, o comunque possono risultare meno sfidanti come dinamiche, o addirittura c'è chi cerca la situazione misteriosa e poco chiara e quindi è attratto da quello specifico pattern di inseguimento. E allo stesso tempo la persona che li insegue, che si mostra per com'è, non risulta interessante o attraente. E poi diciamo un'ultima verità logica, ma che preferisco esplicitare.
Di solito le persone che inseguono sono persone che hanno meno possibilità e quindi hanno la necessità di andare ad inseguire per crearsi l'opportunità. Quindi tendenzialmente sono persone di base già meno appetibili a monte. Mentre chi ha delle possibilità di solito non deve faticare molto, comunque muove giusto il mignolino, possono essere uomini e anche donne, non dite ah, solo le donne lo fanno, gli uomini devono rincorrerle. Tendenzialmente sì, ma lo fanno anche gli uomini e quindi in questo senso sono persone che non hanno bisogno di cercare e tendenzialmente vengono più inseguite. È proprio una connotazione abbastanza naturale. Sicuramente avrò detto anche delle ovvietà, sicuramente ti avrò anche dato degli spunti di riflessione un po' più complessi, perché ho cercato di indagare delle dinamiche un po' più profonde. Spero che il video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto lascia un like, non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanellina per ricevere le notifiche. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale se non sei già iscritto e clicca sulla campanella per attivare le notifiche in modo da ricevere i nuovi video pubblicati. Condividi anche questo video con tutti gli amici che pensi che possono essere interessati a questi contenuti. Ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette Facebook che sono contenute all'interno del mio gruppo Vero Uomo, Crescita Personale e Relazionale. Inoltre ti ricordo che nel mio store, al link www.verouomo.it/store, trovi tutti dei percorsi, dei video, audiolibri, videocorsi e un sacco di contenuti che ti possono aiutare a migliorare, a crescere e ad avere delle relazioni più belle, sane e soddisfacenti. Ti aspetto all'interno dei miei canali.